Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi ricordate che nel video videogiochi punto esclamativo aveva il nodo aspettate un attimo, scusate, un cretino. Lo scemo, scusate, non ho visto ancora la Nintendo Switch, quindi la comincio a mettere. Scusate. Vi ricordate che con il nodo calcolatore aveva detto una cosa? Io la ripeto. Diglielo cosa hai detto. Io lo comunico così, perché se no non le fa le cose. Allora, avevo detto che nel prossimo video faremo il video in cui si usano i processi, i laboratori di videogiochi. Comunque, lo ridico. Questo è un nuovo video per caso, Joshua? Sì, è un nuovo video. Allora lo facciamo adesso. Tanto scendo questa volta. Nuovo progetto. Inventerò un gioco. Facciamo una cosa tipo... personaggio e persona. Faremo tutti i collegamenti, tutte le cose. Va bene. Primo collegamento. Schermo del gioco con la persona. Secondo collegamento. Pressione pulsante. Impostazioni. Per premere A e B si salta. Terzo collegamento. Destra sinistra stick. Movimento stick. Sì. Visto che abbiamo fatto destra e sinistra, quello dovrebbe andare di qua, così. Ma invece cambiamo, facciamo stick. No, stick destro. Quello si muove perché sto muovendo lo stick destro. Ora lo faccio in quelli di lo stick sinistro si sta muovendo. La 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 la, va bene. Ciao ragazzi, sono Stick. Yeah, Woody. Allora, faremo un altro collegamento? Facciamo un altro collegamento. Che gioco facciamo intanto? Decidetelo voi. Lo decido io, perché i commenti, ricordo, che sono disattivati, non so perché. Io faccio destinati ai bambini, ma lui mi dice nessun commento, quello ti uccido con la mazza da baseball. Di non la prendi. Va bene. Intanto, primo processo è lo fate su azione. Se volete che lui raccoglie una mela dai pugni, non che subito dai pugni. Allora, poi prendete un pressione pulsante con Y e lo collegate sull'ingresso 2. Poi prendete un altro. No, un bersaglio. Poi prendete un'entrata. No, uscita tunnel spazio temporale A. E lo collegate all'ingresso 1 del nostro carissimo nodo. Poi facciamo. In situazione nel gioco è oggetto distrutto. Poi facciamo mela. Poi facciamo mela. Intanto prendiamo un'entrata nel spazio temporale. Non dobbiamo collegarlo subito all'oggetto distrutto. Aspettate. Non mi ricordo. Per avere più informazioni, contatta il nodo. Come lo contattiamo? Non mi ricordo. Oggetto distrutto. È vero. Me lo stavo scordando.
secondo processo, no, terzo, no, primo, secondo, terzo, quarto processo. Mettete sull'on, oggetto distrutto, e bam, bandiera attiva, entrate a tunnel. Fate oggetti, oggetto complesso, sferico, mela. Andate subito nelle loro impostazioni, mettete distruttibile, persona. Andate nelle impostazioni della persona e mettete distruttivo e mela. Vedi, provate a premere gli, ma non succede niente. Perché non succede niente? Aspetta, devo mettere il mobile. Mobile no. Mobile no. Allora, quindi dobbiamo fare così. E poi, aspettate, dobbiamo cambiare colore perché non lo sopporterò. Comunque, colore automatico facendo viola. Vabbè, viola non l'ho usato mai, quindi lo uso adesso. Wow, bello. Non posso tirare pony. Non posso tirare pony! Allora. Ah, vero, l'azione normale è questa. Quindi, cambiate azione sulla slanza. Pugno o calcio, o calcio o stupidaggine mondiale. Lo spostate un po' più in alto. Wow. Yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Per distruggere gli alieni, scusate, fate oggetti, lancia distruggi oggetto. Poi aprite le impostazioni, disattivate tutto quello che c'è e poi mettete alieno, che è su, il vicino su Joy-Con L. Poi disattivate visibile per evitare che si veda una forma di vitalità. Non so parlare, scusate. Poi lo fate sull'uscita. Prendete un oggetto completo. No, aspetta, per fare prima. Fate una copia dell'alieno. Lo fate grande. Deve essere grande. Quanto? Poi aspetto mela, lo facete di alieno. Ma per evitare. Yeah. Ora lo uccido. Ah, vero. Devo quasi distruggere. Devo provocare che distruttibile. Lo disattivate. È distruttivo. Mettete su persona. È distruttibile. Lo mettete su distruggi oggetto. E distruggi oggetto. Distruggi gli oggetti. Compressibile. Non so che vuol dire, quindi distruttibile da un alieno, mettete. E guardate. Ah, vero. Fate una copia del nodo oggetto distrutto. Avviate subito le impostazioni, mettete persona. Poi nodo cronometro. Quinto processo, credo. Lo collegate al nodo oggetto distrutto. Questa è la mia canzone di laboratorio di videogiochi. L'ho inventata io. Lo sentite? Vi piace? Se l'avete sentita. Perché se non l'avete sentita non ci fa niente. Allora, quindi... No. Quindi... andate su output. No, altro. Riprova, termina, cambia gioco. Quindi dovete mettere riprova. Guardate. Uè. Visto? Ricomincia il gioco se perdi e muori. Ya! Ma perché non funziona? Ti tiro una scarpa. Come si tira una scarpa? Ah, dobbiamo fare un gioco in cui tiro la scarpa, se ci riesco.
Ma perché la mela stupida non mi fa tirare fuori? Non capisco niente. Che... distruggi oggetto, l'ho attivato su distruggi oggetto. Alieno, alienino. Forse lo devo attivare così. Yeah. Ti tiro una scarpa. Ti tiro una scarpa! Lo facciamo, ti tiro una scarpa. Invece di fare tutte queste stupidaggini che neanche funzionano, no? Eliminate tutto quello che c'è. Per avere più informazioni andate, fate la lezione... la lezione di piattaforme pericolose. Addio, addio, addio. No, che ho fatto? Ho cancellato quelli importanti. T'avevo detto. Questo non serve. Questo non serve. Questo non serve neanche. Ok. Con Ips. Pristina pulsante. Y. Per sbaglio l'ho cancellato. Comunque. No, no, no! Ma che cavolo! No, lancia oggetto. Lancia 100.000 oggetti. Va bene, ok. Beh, comunque, lancio... non importa. Ma è pazzo l'alieno. Comunque... si lancia quando solo premi questo e tiri una scarpa. Praticamente tiri una scarpa. Voglio dire una vera scarpa. Sto mentendo. Quindi ci vuole un oggetto ruotabile. Ma andate su oggetti, poi oggetto speciale, oggetto ruotabile e squadrato. Scusate perché non collino. Aspetta un momento. Come mai non si collega? Poi lo facciamo ruotare. Un altro processo. Operatori logici e non. Addio. Oh 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 oh. Asseypsilonx. Non deve ruotare così, stupido. No, neanche così. Forse asse Z. Asse Z. Ti tiro una scarpa? Come ti tiro una scarpa? Deve ruotare al contrario. Non così, al contrario. Questo è un odon contatore. Non ve l'ho fatto vedere mai. È un odon cretino contatore. Quindi, il odon contatore ci servirà per conto alla rovescia. Conteggio S... beh, quello che è. Fate un costante. Chiamate un costante. Lo lasciate com'è, non aprite impostazioni. E poi mettete su conto la rovescia, che è il secondo collegamento. Vediamo. Ah! Pazzo. Ma stai ruotando troppo. Il costante non ci serve, forse. Forse lo dobbiamo fare così. No, no, non ti prego. Dimmi che non ruota come un pazzo. No, ruota ancora più come un pazzo. Allora, ruota di più come un pazzo. Vabbè, non ci serve, ci serve il nodo non tanto. Speriamo che questa volta vai bene. Ah, che mi interessa. Ti tiro una scarpa. Dobbiamo fare ti tiro una scarpa. Ruota allo stesso modo. Ma che sta succedendo? Non deve ruotare per forza quando premi Y. Non subito. Eliminate il collegamento. Voi fate asse Z e lo collegate anche sull'asse asse Z. Quindi sono un cretino, sono eliminato. Perché si è rotto? Per quale motivo si è rotto? Forse perché ho tutto attivato distruttivo. Tu devi distruggere. Solo un alieno. Sarà distruttivo quindi.
l'alieno non deve distruggere, non, intanto non deve essere distruttivo, deve essere distruttibile e anche distruttivo. Distrugge oggetto neanche per sogno, oggetto squadrato. Distruttivo, sì, persona. O quindi, chiudete tutto. Ma perché tu ti presenti? Devi essere visibile solo quando... Ora ti faccio vedere io. Questo no, questo no. Non solo quando non si contagia. Ma che cavolo? Che stai facendo? Perché stai tirando scarpe? Perché è quello che mi hai detto tu. Intanto il colore non deve essere automatico. Io ho detto che odio il rosa. Qui. Colore deve essere marrone come una scarpa. Marrone come una scarpa. Questo deve essere marrone come una scarpa. Perché non ti tiro una scarpa? Ti tiro una scarpa. Pa, 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 pa. Ah! Stai tirando troppe scarpe. Sto tirando troppe scarpe. Intanto, non capito. Non. Solo quando... Tieni premuto. Perché non conti niente se non premi premuto questo coso. Ma che sto facendo? È un cretino. È un cretino pazzo scatenato. Perché sto tirando cose senza motivo? Dove stai andando, culo? Mamma mia. Abbiamo una città in base di cubi. Boing. Il vuoto. Siamo arrivati al vuoto. Non voglio cadere! Addio, addio per sempre, ragazzi. No, adesso che faccio? Se ne è sperduto nello spazio. Mamma mia! Facciamo finta di niente. Tu, Rocetto, ora ti elimino, pazzo scatenato. Deve stare uguale. Questo cretino deve stare... Ah, ho capito perché. Sono un cretino. Però tu, punto di contatto sull'altro oggetto. Sì, credo. Sì, però devi ruotare, te lo devo dire io quando. Mamma mia. Forse non si può realizzare di tiro una scarpa con questo stupido scemo scimunitone. Ti tiro una scarpa! Non posso tirare scarpe se questo continua. Direzione del lancio intanto deve essere là. Deve essere la direzione. Allora, proviamo a fare così. Ti tiro una scarpa! Come si tira una scarpa in modo automatico? Queste sono milioni di scarpe. Ti uccido. Ma già l'ho ucciso! Intanto eliminiamo questi stupidi scimuniti schifosi che non ci servono. Addio. Ascetta. Solo quando... Punto non è questo. Lancio. Non lancio niente. Ah! Ah! Ti tiro una scarpa! Ti tiro una scarpa?
Ma l'alieno dov'è? Ti tiro una scarpa! Ecco, ti ha tirato una scarpa. Ho visto, ragazzi, non è complicato, però non so come fare. Aspetta, ho capito adesso! Intanto teletrasporto, uscita. Prendete un'uscita teletrasporto e lo collegate là. E lo fate, punto di contatto, questo, così. Poi entrata. No, non c'è bisogno. Un'entrata teletrasporto, quando preme teletrasporto, si teletrasporta l'oggetto cretino, che non è altro. Non ho capito cosa è successo. Ho detto quando macchi Y, non quando fai la cacca. Aspetta un attimo, se pure con questo. Va bene così. Ti tiro una scarpa! Io l'ho detto no. Ok, allora, se non ci lascia il tre scelta! Scusate, c'è una mosca. Se non ci lascia il tre scelta, dobbiamo prendere un operatore logico. Ciao ragazzi, sono l'operatore logico. Prendete il culo, cretino. Non capisco, vabbè. Ma che cavolo? Va bene. Non ci serve a nulla. Certe volte canta questo show. Visibile. Intanto deve teletrasportare solo l'oggetto squadrato. Perché se non lo teletrasporti io ti uccido. Morte. Condizioni di teletrasporto. Ma che c'è il mitraliere si imbalaggio? Mi sa che non si può fare. Si può fare solo così. Ti tiro una scarpa. Ti tiro una scarpa! Va bene, vi è piaciuto, ma il video non finisce qui. Non finisce ancora qui. Siamo stupidi. Siamo stupidi. Sì, uno è scemo se finisce così il video. E non può vedere anche le altre cose di laboratorio. Non fa vedere i segreti bellissimi di laboratorio di videogiochi. Compratevelo se siete adulti. Se siete adulti compratevi questo meraviglioso gioco. Si possono inventare la vabbè videogiochi dopo almeno una lezione di videogiochi, voglio dire. Visto, ho fatto ti tiro una scarpa. Intanto non ci serve più la mela, capito? Anzi, la trasformiamo in un alieno. Ecco. L'abbiamo trasformata in un alieno molto grande. Vediamo come ti tiro una scarpa. Ti tiro una scarpa! Non mi tirano una scarpa. Tirata da tre. Addirittura combo la testa. No! Ma questi non si fanno niente. Aspetta un attimo. Allora c'è un segreto. È distruttivo? No, distruttivo, distruttibile. Distruttibile. Oggetto squadrato e persona. Un oggetto squadrato. Quindi, aspetta un momento. Se è distruttibile, allora si distrugge. Aspetta. Si deve distruggere. Visto che è distruttibile. Ah, ok, ho capito adesso. No, però distruttibile dalla persona non deve essere. No, distruttibile dalla. La persona non deve essere distruttibile. Certe volte mi confondo con distruttibile e distruttivo, perché lo fanno tipo. E poi persona mettete. E poi questo. Poi questo culo è un oggetto complesso. Lo mettete su persona. Distruttivo.
Ti tiro una scarpa! Ti tiro un'altra scarpa! Tre combo! Riesco solo a fare così la combo. Aia la testa! Sono morto. Ti tiro una scarpa! Possiamo tirare anche l'ultimate scarpa. Che è gigante. E si tira con... Con il del Joy-Con. Si tira con left. Right. Left. Right. Condizioni teletrasporto in cinese. Condizioni cosa? Condizioni teletrasporto in cinese. Ti tiro una scarpa. Ti tiro solo le scarpe. Prendete di nuovo un oggetto speciale ruotabile. Anche se non ruota. Vabbè, non ci interessa tanto. Dobbiamo tirare un ultimate. SZ. Se si preme. Questo cretino infetta tutta la città di scarpe puzzolenti. Seleziona multipla. Non so come si fa. Allora. Udi, allora, dobbiamo lanciare oggetti. Aspetta un momento. Oh, per male. Hai lanciato un oggetto. Che mi interessa. Lancia 100.000 oggetti. Se ne possono... Ma... Cavolo! Ma sono oggetti cilindri! Sono cilindri. Aspetta, se faccio una cosa... Diventa... Se faccio una cosa... Diventa l'oggetto gigante. Oh mio Dio! Però è meglio se non lo facciamo più. Non tirate più l'ultimate scarpa. Se lo fate, dovevate fare i processi di prima. No, i processi di questo. Non so che cosa servono a trasformare valori a calcolangoli. Magari potete fare un video in cui lo spiegano, per favore. Converti, lo so cosa serve. Digitalizza, no. Neanche radice quadratica, neanche valore assoluto. No, valore assoluto inverti più o meno, sì. Questo non l'ho mai capito. Ciao, sono un culo. Ti faccio morire, ti faccio vomitare. Ti faccio vomitare. Ah, oh, lo faccio vomitare. Scusate. Scusate. Lo faccio vomitare. Aspettate. No! La testa, signore. Così impari, tipo. L'ho eliminato perché è un culo. Aspetta, si vede meglio? Sì. Joy-Con. Faccio no. Cattura eseguita. Col pubblico. Facciamo una cosa. Fatevi un momento, schitic questo. E destra, sinistra. Non so cosa serve questo. Ah, perfetto. Almeno adesso so. Questo è su e giù. Wow!
Non capisco perché lo facciate voi. Ti tiro una scarpa! 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 Non ce ne sono più. Infiniti. Se uccidi l'ultimo, si ricomincia. Oggetto distrutto. Alieno. Alieno, alieno, no, facciamo un altro perché sennò ultimate alieno, no, pallone da calcio, cassa, 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 non conta niente, che neanche so che cos'è. Ciao, sono un contani culo. Ya, ya, muori, 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 muori. E questo un contani terra. Ah, contenitore vuol dire, ma muori pratino. È morto. Ora, contenitore vuol dire contanei, quello che è. Cassa. Distrugge il tocco per la cassa. Mettete cassa, poi. No, 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 no. Facciamo terminare il gioco. Facciamo riprova, dai. No, terminiamo il gioco. Terminiamo il gioco. La casa più grande del mondo. Questa è la casa più grande del mondo. Anche molto più grande del mondo. Ok, questa è abbastanza lunghezza del mondo. Ti tiro una scarpa! Che invece sono morto. Ai, trucchietto. Oh mio Dio, la cassa più grande del mondo. Ma ti tiro 300 scarpe. Ma che succede? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Mi sono scordata di aggiungere un titolo. Ha fatto un botto enorme. Ci vuole un punto esclamativo, lo so. Ce l'avevo già in mente l'idea. Ti tiro una scarpa! Vabbè, basta. Esci. Vi è piaciuto? Grazie. Il nostro video si termina qui. Grazie di tutto, grazie dell'attesa. Io odio un nodo. Adesso no, c'è l'ultima parte. Io odio tutti i nodo che odio il vostro qua. Odio il nodo peggiore del mondo. Fa un rumore schifoso. Non è questo. È un culo quello. L'odio quando fa così. Ti odio, non ti voglio vedere mai nella mia vita. I nodo che adoro invece sono questo. Comunque, radice quadrata, scusate, radice quadrata, che io possiamo eliminare, quindi lo adoro. Quindi, poi mi piace questi. E basta, uno di questi, muovi. Va bene, basta. Quindi adesso che dobbiamo fare? Mi sembra che questi due sembrano... Mi sa che questi due sono fratelli. Che succede? Che ti succede? Io sto muovendo il Joy-Con. Il Joy-Con sinistro. Distanza di riconoscimento della luce del Joy-Con culettino.
Si vede una luce infrarossa sul Joy-Con, ragazzi. Volete guardare? Ups. Vabbè, è morto. Non l'ho riuscito a vedere, vero? Ma si vede una luce infrarossa. Proprio la luce cretina si deve intromettere. No, lo vedete? Quella luce, questa luce rossa, è la luce infrarossa. Wow, telecamera IR! Sei la migliore. Oggetti trasmessi e metti oggi. Bello. Adesso si è spenta. Solo da vicino. La luce infrarossa è accesa. Normale, sempre accesa. Qualsiasi. Wow, ci sono due luci infrarosse. Wow. Numero di controller? Perché due? Non si può fare. Se stessa impostazione per più controller, diversi nodi della telecamera hanno lo stesso numero di controller. Impostanza condivideranno le stesse impostazioni. Quindi, se usi due telecamere non potrai usare più di quattro Joy-Con. Allora ne uso due. Vediamo che succede. Che succede? Non succede niente. Ma che cavolo dovrebbe succedere? No. La luce infrarossa non fa niente. Non possiamo utilizzare degli emettirai, no. Oh! Scusate. Ti sei toccato la fotocamera. Che c'è un oggetto che lo tiene la fotocamera. Comunque. La luce infrarossa non si vede più. Non vuol dire che sono gli raggi IR. Chissà cosa succederà se usiamo assieme a qualche dispositivo elettronico. What? Ma che... Aspetta, devo leggere prima quello di sopra. Puoi usare questo nodo per attivare i raggi infrarossi della telecamera IR. Chissà cosa succederebbe se lo usiamo assieme a qualche dispositivo elettronico. La Nintendo Switch elettronica. Questo è il mio modem elettronico. Pronto? Anzi, se usi due telecamere IR non potrei usare più di quattro Joy-Con. Non so che vuol dire. Bene, adesso. Si vede una luce infrarossa sul Joy-Con. Ah, adesso. Oggetti rilevati. Se oggetti rilevati, ricomincia. Vediamo. Riprova.